Prego. E io, per quanto non sia medico, non mi taccio per niente, perché io riferisco solo pareri altrui. E allora l'approccio inglese e l'approccio svedese è di far circolare il virus apposta nei bambini che si ammalano poco, acquisiscono un'immunità naturale che è notevolmente più forte dei vaccini. Usiamoli. Questa come è una filosofia ben precisa. Bene, che lei ha spiegato cavia, pure a Singapore. Dopodiché vorrei chiedere una cosa, perché francamente questa assertività, lei ha detto anche molte frottole nei mesi passati, dicendo che non è vero che questi sono sperimentali, quando i dati ce li daranno nel 2025, e quindi vorrei capire perché. Ha pure detto che è dal 1980 che studiamo l'mRNA. L'mRNA lo studiamo dal 1980, ma il vaccino con mRNA è dal 2020, quindi non esiste da molto prima. Terza cosa, mi vuol dire se lei ha un conflitto di interessi con la Pfizer? Lei è nel comitato scientifico della Pfizer, è stato nel comitato scientifico della Pfizer, è nel comitato scientifico di altre 11 imprese. Allora, un conto, io ho lavorato 20 anni con Big Pharma e conosco l'importanza che ha il rapporto tra l'industria farmaceutica e l'industria clinico, perché si devono consigliare a vicenda, ma quando poi mi divento un propagandista di un solo farmaco c'è qualcosa che non torna. Scusi, però, c'è qualcosa che non torna. Propagandista di un solo farmaco, oggi in Italia abbiamo Pfizer e Moderna, non è che puoi scegliere. Noi non abbiamo parlato degli effetti collaterali, l'ultima cosa, poi non parlo più. No, però scusi, ferma, perché sennò la gente si scorda. Sentiamo un attimo Bassetti, poi dice la prossima. Prego, Bassetti. Allora, il problema è questo. La tecnologia mRNA per il vaccino fonda le sue radici in un'azienda che è la BioNTech, che è stata fondata 13 anni fa. Ed erano 13 anni che si lavorava su un vaccino, prima per la SARS e poi per Ebola. Quando è arrivato il vaccino, quando è arrivato il virus, si è semplicemente inserito un virus diverso all'interno di una tecnologia che era stata studiata prima, quindi non è il 2020 ma ben prima. Relativamente ai conflitti di interesse, io guardi, non ho niente da nascondere, io ho rapporti con molte aziende farmaceutiche con cui faccio studi, con cui ho partecipato agli advisory board per il settore degli antibiotici, di cui mi reputo un esperto. Non ho mai partecipato a un advisory board, e l'ho scritto e l'ho detto, relativamente al vaccino Pfizer, neanche relativamente al vaccino né di Moderna né di AstraZeneca né di Johnson & Johnson. Quindi questo è, credo, spero chiarito definitivamente. Se lei ha lavorato nel settore sa che i professionisti lavorano della sanità, lavorano peraltro tutto regolamentato da delle leggi precise. Io scrivo regolarmente su ogni articolo che pubblico, in ogni congresso sono qua, la prima diapositiva sono i conflitti di interesse che io ho regolamentati dalla legge italiana e dalla legge internazionale. Quindi allora facciamo una cosa, anche la pubblicità di Bassetti, scusate, la pubblicità di quanto è bravo Bassetti. Allora, questo qui è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa divulgatore, propagandista comincia a andare meglio. No, allora perché guardi, allora se la dice così chiudo anche lei. Allora facciamo una cosa, sa cosa facciamo? Saluto anche lei, dottore, perché se lei dice ora si sta meglio perché se n'è andato, mando via anche lei, così chiudiamo. Va bene, grazie Matteo per essere